La sconfitta del turno precedente della battistrada Casalincontrada ha ringalluzzito le velleità delle immediate inseguitrici, tornate prepotentemente a farsi sotto e pronte a ghermire la preda per trovare l'affondo e il conseguente sorpasso in classifica. Tra le principali antagoniste della capolista vi è sicuramente il farafiglio Rumpetri, attualmente in seconda posizione e con sole due lunghezze di ritardo dal vertice. La truppa del presidente Di Federico vuole sfruttare il turno casalingo per arpionare i tre punti in palio, ma il derby col Guardiagrele non va assolutamente sottovalutato. I Granata rappresentano il calcio guardiese, ripartito dalle categorie inferiori dopo anni di onorata presenza sui palcoscenici abruzzesi più importanti. La squadra di mister Scogna è una lontana parente di quella che in passato ha calcato palcoscenici più sfavillanti, ma l'area di derby può dare impulsi inaspettati alla truppa Granata, che sulla carta parte svantaggiata nella sfida in terra farese. E in effetti le premesse teoriche della vigilia trovano subito riscontro all'atto pratico, visto che i bianchi azzurri di mister Cellucci vanno subito a segno. Sono trascorsi appena due minuti dal fischio d'avvio del signor Di Florio di Lanciano e Malandra confeziona il vantaggio biancazzurro con un gran siluro dal limite che scheggia la trasversale e sfrutta una corta respinta della difesa guardiese con Orlandi che non può evitare la segnatura. Dopo il fugace vantaggio farese, il ritmo della stracittadina si affievolisce repentinamente con il Guardiagrele che riesce a reagire soltanto nelle fasi declinanti del primo atto. È il 44esimo, infatti, quando sulla pennellata dalla corsia di destra di Alessio Di Crescenzo, lo stacco in area di Calabrese è troppo prevedibile per impensierire l'attento Bucciarelli. Sull'altro versante, Palombaro aggancia indisturbato l'invitante spiovente dalla bandierina di De Luca, appoggiando poi per la corrente di Giuseppe, il cui sinistro in area sorvola pericolosamente la trasversale. Il rientro negli spogliatoi viene preceduto dal piazzato da limite di Serafini di pochissimo a lato. Se il Fara non riesce a chiudere la pratica allo scadere del primo atto, il Guardiagrele ha il merito di riaprire i discorsi e agguantare il pareggio che arriva dal dischetto. È il settimo, infatti, quando la spinta in area dello stesso Serafini sul neo entrato Dino Di Crescenzo viene sanzionata dal signor Di Florio di Lanciano, il quale indica il dischetto senza indugi. Dagli 11 metri D'Annunzio non sbaglia e ristabilisce il risultato di parità. Le prospettive di sorpasso della squadra granata subiscono una brusca frenata dopo il nuovo provvedimento del direttore di gara che al 18esimo estrae il secondo giallo di giornata ai danni di Capuzzi con il rosso conseguente che spedisce il difensore guardiese alla doccia anticipata. Il Fara approfitta della superiorità numerica e ristabilisce il vantaggio con capitan Andrea Parente, abile ad agganciare la lunga sventagliata dalle retrovie di Davide D'Angelo e a coordinarsi per la battuta ravvicinata nonostante il tentativo di disturbo di Marrone. È la rete che taglia le gambe alla truppa guardiese che anzi rischia di subire un passivo ancor più pesante. Nell'ultimo quarto d'ora sale in cattedra Tiziano De Luca che vuole partecipare alla festa farese entrando anche nel tabellino marcatori, ma i suoi intenti non andranno a buon fine. Al 32esimo il 10 di casa si libera la battuta lasciando partire un velenoso diagonale che si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Pochi minuti dopo De Luca viene imbeccato dall'ottimo suggerimento di Parente, ma il suo tiro a tu per tu con Orlandi viene azzerato da quest'ultimo che evita il terzo dispiacere domenicale anche nei minuti di recupero. L'intervento decisivo sul nuovo affondo di De Luca permette all'estremo granata di guadagnare la palma di migliore in campo, ma il titolo onorifico non evita ai suoi la sconfitta. Sorride invece il Fara, sempre più lanciato all'assalto della prima piazza. Allora, siamo qui con il mister Cellucci. Mister, oggi un derby per niente semplice. No, sicuramente è stata una partita molto maschia, molto combattuta, d'altronde è sempre un derby, diciamo è il secondo che abbiamo affrontato, qui siamo quattro paesi a 5 km, c'è Rapino, Fara, San Martino e Guardiagrele, quindi sono partite sempre molto maschie. L'espulsione del giocatore della squadra avversaria ha aiutato un po'? L'espulsione secondo me diciamo, è più che giusta, forse ecco, loro hanno segnato su un calcio di rigore che secondo me diciamo, è stato, non dico regalato, però ecco, ci può, qualche dubbio ci poteva stare e quindi secondo me è stato più che giusto ecco, il risultato. Siamo qui con il mister Scogna del Guardiagrele, mister, risultato giusto?
Secondo me no, purtroppo siamo stati sfortunati appena cominciata la partita, abbiamo preso il primo gol, ancora ci sistemavamo bene in campo e quindi abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita. Poi secondo me abbiamo meritato il pareggio anche se era un calcio di rigore e poi la partita secondo me finiva sull'1-1. Poi c'è stato un netto secondo, almeno da quello che si è visto in panchina, un netto fuorigioco sul secondo gol da parte della Faresina che l'arbitro non ha visto, non ha dato, non lo so. Comunque il risultato è un po' bugiardo, noi meritavamo sicuramente il pareggio. Allora siamo qui con il direttore sportivo Zulli, un secondo posto sofferto quello di oggi. Sì, oggi è stata una partita dura, sapevamo che Guardia Grela era una buona squadra, ben messa in campo, con giocatori esperti e ci voleva una grande partita per avere la meglio di una grande squadra, devo dire, veramente mi ha impressionato. Secondo me hanno anche qualche punto in meno rispetto a quello che meriterebbero e mi hanno fatto veramente una bella impressione. Noi ci teniamo stretta questa piazza e speriamo magari anche con riposo del Casalin Contrada di poter arrivare anche in testa alla classifica. Abbiamo delle partite difficili nei prossimi turni, ma ci proveremo.